Eccoci qua. Direi che siamo puntuali, sono le 15:01 e quindi io inizierei subito. Vado un po' con calma, così intanto vi connettete tutti. Allora, per chi si è connesso adesso, per chi non mi conoscesse, per chi è la prima volta con il nostro amico Stefano che partecipa a un webinar, al nostro webinar, io sono Marta. Quindi ciao a tutti, e in SMS Hosting mi occupo di curare tutta la parte che è marketing e comunicazione, quindi di supportare anche poi tutti i clienti nell'utilizzare gli SMS proprio nel miglior modo possibile. Quindi cerchiamo di darvi tutti gli strumenti per utilizzare al meglio la nostra piattaforma, con articoli blog, questi webinar, insomma, moltissime poi altre risorse che se guardate il sito le trovate. Io direi di non perdere altro tempo. Sapete che potete ritrovare il webinar, come ho appena detto, la registrazione, quindi se non riuscite a stare qui a tutta la registrazione, potete riguardarlo. Vi do un consiglio: se riuscite a tenere vicino a voi il vostro smartphone, guardate, io ce l'ho anch'io qua. Eccoci qua, perché oggi faremo delle esercitazioni, come un po' stiamo facendo queste anche nelle volte scorse, e quindi se siamo pronti, io direi di partire. Come vi avevo promesso, oggi parleremo di tutto quello che è gli automatismi di marketing all'interno del mondo SMS. Cosa intendo? Vedremo come si fanno ad impostare e ad inviare SMS di promemoria, appuntamento, avviso scadenza e poi andremo a vedere anche gli SMS compleanno. Utilizzeremo il nostro software, utilizzeremo Google Calendar e vedremo anche come riuscire a inserire i gestionali, i vostri gestionali, con l'invio di SMS. Quindi, se tutto è pronto, se siamo tutti pronti, ciao Felice che ti sei connesso adesso. Io partirei subito con la spiegazione. Quindi andiamo con le nostre slide, io mi tolgo e ci vediamo poi alla fine con la webcam per le domande. Quindi mi raccomando, rimanete tutto il webinar, anche perché alla fine, in esclusiva proprio per chi rimane, ci sarà un regalo, un pensierino che abbiamo fatto per voi. Quindi, pronti? Via con le slide. Eccoci qua. Allora mi tolgo, mettiamo le slide. Eccoci qua. Scusatemi che eccoci qui. Benissimo. Allora, il primo caso che andiamo a vedere ad analizzare sono gli SMS che ha con l'obiettivo di ricordare un appuntamento. Questa tipologia di SMS qui la utilizzano soprattutto i nostri clienti che lavorano su appuntamento, quindi parrucchiere, estetiste, centri di medicina, lo utilizzano tantissimo, ma anche dentisti, agenzie immobiliari. Perché? Perché tutte queste attività lavorative hanno un problema fondamentale, che è quello delle persone, dei clienti che non si ricordano di venire all'appuntamento. Vi è capitato, non so se vi è capitato, a me è capitato come cliente, però ho appunto assistito anche a tantissimi, tantissimi proprietari di attività che hanno questo problema. Quello che oggi vedremo per risolvere questo problema dei buchi in agenda e quindi del ricordare l'appuntamento è il software SMS Hosting insieme ad un altro strumento di comunicazione che è internazionale ed è Google Calendar. Lo utilizzate già nel vostro business? Adesso non lo so se lo utilizzate o meno, ma comunque è uno strumento molto comodo perché ci permette di avere un'agenda online di tutti quelli che sono i nostri appuntamenti lavorativi, con la possibilità che vengano visti anche non solamente da noi stessi, ma da tutti gli altri collaboratori della nostra azienda. Quindi è condivisibile e visibile su tutti gli altri tipi di device. Andrea, vedo che dici dal feedback che lo utilizzi, effettivamente
vi dico, è molto molto utile. Qual è il plus di cui oggi vi parlerò? È la possibilità di collegare il software Google Calendar con gli SMS. Fondamentalmente, cosa succede? Quando voi, nel momento in cui... Okay. Scusatemi se si è persa la connessione audio, comunque spero che mi sentiate. Come vedete, questo è il nostro calendario. Quindi, quando ho fissato un appuntamento, c'è la possibilità di inviare un messaggio di questo tipo qui, automatico, quindi voi non dovete inviare voi il messaggio, ma sarà il software che lo invia automaticamente. Voi non dovrete fare altro che prendere l'appuntamento sul vostro calendario. Come si fa ad impostare questa cosa qui? Andiamo nella nostra area personale di SMS hosting, come tutte le volte, quindi andiamo nell'area personale, questa qui è l'area che vedrete tutti, andiamo su liste contatti. A questo punto dovremo cliccare su automazioni. Questa volta qui andiamo a creare un'automazione. Andremo a cliccare su Nuova automazione e come vedete mi chiede che tipologia di automazione vuoi. Allora io voglio l'automazione su Google Calendar. Scegli un account, mi chiede il permesso poi a sincronizzare il mio account SMS hosting con il calendario, acconsentite. E come vedete mi dà la schermata della creazione della nuova automazione. Qui la potete chiamare come volete, chiamiamola scusatemi, automazione 1. Quale calendario vogliamo? Io qui seleziono il mio calendario, destinatari solo singoli o con gruppi. Per adesso mettiamo solo singoli. Solo singoli cosa vuol dire? Che voi siete il proprietario dell'attività e volete fare un promemoria a tutte le persone che arrivano, che hanno l'appuntamento, a cui prendete l'appuntamento. Dove si trovano i destinatari? Cosa vuol dire? A cosa si riferisce questa domanda qui? Ovviamente il nostro software deve capire dove si trova il contatto, quindi dove si trova il numero di cellulare su cui poi noi imposteremo l'automazione. In questo caso qui io ho scritto prima riga, vedete che ho selezionato prima riga della descrizione. Ciò significa che nel nostro calendario, vedete per esempio questo è l'appuntamento della signora Maria, vi faccio un esempio, nel nostro calendario sono andata a scrivere il numero di telefono nella prima riga della descrizione, che è questa parte qui. Quindi voi lo scrivete qui, selezionate qui selezionerete qui la riga e tutto andrà automaticamente, quindi selezionando la prima riga della descrizione. Spero che mi sentiate perché mi dà connessione audio persa. Mi sentite tutti? Ok, allora io continuo, non so se è una notifica momentanea. Va bene. Quindi risulta essere un po' un disagio che magari l'SMS venga inviato 2 ore prima, quindi alle 6 di mattina. Vedete un po' voi qui come gestire la cosa. Qui sotto dovremo andare a scrivere il testo del messaggio, quindi a livello di automazione, cioè voglio farvi capire che queste sono proprio delle regole, sono regole. Ora sì, cavolo, sentiamo a tratti. Allora, mi fermo un attimo e mi dispiace ragazzi,
Adesso voce ritornata. Ragazzi, mi dispiace. Noi abbiamo, adesso vi dico anche questo, abbiamo preso un microfono apposta per i webinar perché con il computer non si sente bene. Quindi, ok, dai, scusatemi ragazzi, vi faccio un attimo un recap velocissimo. Allora, abbiamo detto che qui si possono impostare quando inviare il messaggio, quindi se un'ora fissa o meno, e qui è il testo dell'SMS. La cosa interessante e molto, molto carina è che anche il testo dell'SMS può essere personalizzato con i campi all'interno del calendar. Cosa voglio dire? Come vedete, qui possiamo scegliere dei campi dinamici da inserire nel testo del nostro SMS. Allora, io vi faccio vedere come facciamo finta di essere una parrucchiera, ok? Io vi faccio vedere come, a mio parere, secondo me, potreste impostare i vostri appuntamenti. Io vi consiglio di impostare gli appuntamenti su questo modello qui, di scrivere nel titolo, in questa parte qui, il titolo, l'oggetto dell'evento. Andate a scrivere il nome della persona a cui fissate l'appuntamento. Questo perché adesso vi faccio vedere un attimo la panoramica del calendario. Come vedete, mi viene fuori nella giornata 10:30 Maria. Cosa ha la Maria? Taglio e piega dalle 10:30 alle 11:30. Bene. Quindi nel titolo mettete pure il nome. Qui impostate ovviamente la data, l'orario. Non toccate nient'altro, quindi è semplicissimo. Nella prima riga scrivete il numero, nella seconda riga andiamo a scrivere qual è la cosa facciamo. Quindi, per esempio, qui abbiamo scritto taglio e piega. Salva. Adesso andiamo ad impostare l'automazione. Dal campo io voglio prendere il nome. Quindi abbiamo visto che il nome della persona, signora Maria, l'abbiamo scritto nell'oggetto. Quindi campo oggetto. Poi potremmo per esempio scrivere, ti ricordo, poi cosa viene a fare da noi? Viene a fare il taglio e piega, l'avevamo scritto nella descrizione, vi ricordate? Quindi ti ricordo, descrizione, il data inizio, lui se lo va a prendere in automatico su ciascun appuntamento che voi andrete man mano a creare, ok? Quindi data inizio alle ore e poi segniamo la data, per esempio, ora inizio, scusate, quindi il alle ore X. Se non puoi, vi consiglio anche di scrivere questo, se non puoi venire, chiama in negozio, mettete il vostro numero, vedete voi, grazie. Inviato dal vostro negozio che si chiamerà come volete voi, c'è il vostro nome, sapete che qui sono i mittenti personalizzati che potete andare a impostarli, l'avevo spiegato nello scorso webinar, in caso poi andate a vedere insomma sulla guida come fare, ma è una cosa abbastanza automatica. Salvando l'automazione, cosa succede? L'automazione è attiva, ok? E mi dice, io vi faccio un esempio, mi dice che qui c'era l'appuntamento che avevo segnato sul calendario della signora Maria. Adesso andiamo a vedere. Mi dà che è stato effettivamente inviato questo messaggio qui. Quindi, Maria, ti ricordo, taglia e piega il 19:05 alle ore 10:30. Come vedete, qui sulle statistiche SMS vedrete poi tutti gli SMS che sono stati inviati e anche quelli da spedire. Man mano che voi andrete ad inserire gli appuntamenti nel vostro calendario, qui troverete nelle statistiche, troverete gli SMS che sono stati spediti e quelli che dovrete spedire. Come vedete, la cosa bella, cioè, è che ci sono i campi dinamici che voi avete impostato nel calendar. Ok? Quindi questa è una tipologia. Potete anche decidere, in realtà, allora questo io ve lo consiglio, vi consiglio di fare questa modalità di scrivere il numero di cellulare nella prima riga della descrizione quando avete
quando i vostri clienti variano, avete clienti che non sono fissi e quindi magari nel momento in cui prendete l'appuntamento gli chiedete: scusami, ma se mi dai il numero di cellulare, come magari fate così, no? Beh, se mi dai il numero di cellulare ti invio l'SMS promemoria. Bene, allora vado a scrivere il numero, salva e il gioco è fatto. Potrebbe però capitarvi di avere la necessità di avere sempre magari quei 50 clienti che però sono sempre gli stessi e quindi crea, tra virgolette, un po' disagio ogni volta andare a chiedere il numero di cellulare. In questo caso qui sfruttiamo i contatti di Google, Google Contacts. Allora, voi dal computer dovrete andare a questo indirizzo qui. Ve lo scrivo magari nella chat, è quello della rubrica, diciamo, della parte di Google. Ve lo mando in chat, che se magari qualcuno di voi adesso non lo so se l'ho utilizzato o meno, ma praticamente questa è la funzione Google Contacts. Voi qui, come vedete, io ho i miei contatti. Man mano che voi, i vostri clienti arrivano, andate a creare il loro contatto. Quindi, per esempio, Marta, Marta mi dà il numero di cellulare, quindi dammi il numero di cellulare 740779564. Salviamo. Ebbene, boh, mi ha riconosciuta ed andiamo a creare qui tutti i nostri contatti, quindi a caricare man mano i nostri contatti. Adesso cosa dobbiamo fare? Andiamo nel nostro sempre software SMS hosting, da liste contatti, clicchiamo su automazione, arriviamo su questa pagina qui. Cliccando su nuova automazione, andremo a fare sempre un'autorizzazione da Google Calendar, sempre Marta, sempre io, consenti. Ecco, allora come vedete, questa la chiameremo automazione 2. Sempre il mio calendario, come vedete, sullo stesso calendario potete andare a impostare quante automazioni volete. Solo destinatari singoli, ma il destinatario non si troverà più nella prima riga della descrizione. Voglio che si trovi negli invitati. Mi chiederà di aggiornare i contatti. Cosa vuol dire? Lui mi dice: tu vuoi che ogni volta che aggiungi un contatto su Google Contacts si aggiunga anche nel software SMS hosting e quindi possiamo prenderlo per inviare SMS? Assolutamente sì, quindi sbarratelo. Se voi volete pulire questa cosa qui, quindi avete aggiornato i contatti, poi dice: boh, basta, sta roba non la voglio più usare, cliccate qui, clean Google Contact. La cosa interessante nel fare questo salva con i contatti di Google è anche che voi avete i numeri, oltre che sul computer, anche sul vostro cellulare. In questo modo, magari se un giorno non volete inviare l'SMS, ma volete chiamarli per dare una comunicazione diversa, potete farlo senza problemi. Nella parte, quindi poi vabbè, qui lasciamo tutto come prima, tutto uguale, il testo andate anche qui a personalizzarlo, vi consiglio come prima, quindi sempre l'oggetto in cui scrivete il nome, eccetera, eccetera. A questo punto, però, quando vado a prendere l'appuntamento, non dovrò più scrivere, come per la signora Maria, il numero di cellulare nella prima riga della descrizione, ma dovrò andare, attenzione, andiamo a creare un nuovo appuntamento, dovrò andare, qui facciamo Marta, no, facciamo un altro nome, sono sempre io, Giulia. Facciamo che lo vogliamo per domani alle 15:30, va benissimo. Qui facciamo che è tinta e piega, quindi qui andate sempre pure nella descrizione a scrivere, però il numero andrò a cercarlo qui negli invitati. Togliete pure questi flag, ricordatevi di toglierli che non ci servono a niente. Noi andremo a ricercare adesso l'invitato, per esempio, vabbè, adesso ho i contatti che non ho la Giulia salvata, però andrete a ricercarvi qui il contatto che vi interessa. Questa sarà la persona a cui il software invierà l'SMS, salvando, quindi non inviare la notifica,
Voi sapete che qui abbiamo impostato 2 ore in anticipo. Voi sapete che domani alle 1:30 a Giulia verrà inviato l'SMS promemoria. Il numero di Giulia non se lo prenderà come Maria dalla prima riga della descrizione, ma se lo prenderà dai contatti che abbiamo salvato su Google Contacts. Quindi, se so che questi sono dei passi un po' difficili, articolati, complessi, però vedrete che una volta che impostate poi la vostra automazione, sarà molto semplice gestire tutto il resto, perché tutto il resto, cioè una volta impostata l'automazione, un'unica volta, poi tutto sarà automatico. Quindi voi lavorerete solamente da calendar. Se poi un giorno vi viene di dire, boh, andiamo un attimo a verificare cosa è successo, basterà cliccare qui su statistiche ed avrete tutti i vostri messaggi inviati. Adesso facciamo l'esercitazione di cui vi parlavo. Allora, questo perché? Quello che voglio farvi fare adesso è una piccola prova perché in realtà abbiamo avuto alcuni casi in cui l'SMS non doveva essere inviato ad un singolo, quindi come avete visto, ad un unico contatto di Google Contact piuttosto che ad un numero che vado a scrivere sulla prima riga della descrizione, ma dovevamo inviarlo ad un'intera lista. Il caso più significativo, proprio per farvi capire subito l'utilità, era quello di un comune. Cosa volevano fare loro? Questo comune voleva avvisare tutti gli abitanti di una determinata zona del comune quando sarebbe saltata, quando dovevano togliere la corrente per fare dei lavori. Sapete che si utilizzano sempre quegli avvisi sui pali della luce cartacei. Sono un po', tra virgolette, vecchiotti perché molte volte, cioè, questo comune aveva il problema che nessuno la vedeva. Quindi loro cosa hanno detto? Allora adesso io faccio finta che voi siate, quindi attenzione, voi siete i cittadini di questo comune. Quindi vedrete che nella bacheca del comune mettono questa comunicazione qui. Scrivete, se volete fare questo test, io vi invito a farlo perché adesso vi farò fare proprio un'esercitazione reale, vedrete come funziona Google Calendar. Quindi, cittadini, se inviatemi un SMS con il testo prova comune al numero 347 12 48 851. Allora vi lascio un attimino per inviare l'SMS. Fatelo perché così vediamo poi cosa succede su Calendar, vedrete che rimarrete sorpresi. Allora, se avete... Scusatemi un attimo, abbiamo una piccola interferenza. Sì. Allora, adesso facciamo così. Allora, facciamo questa piccola prova, iscrivetevi qui. Adesso faremo un giochetto e poi vediamo vediamo cosa succede. Quindi, allora, qui torniamo nella nostra, vediamo se qui siete collegati. Allora, man mano vi state iscrivendo. Benissimo. Attenzione, allora adesso io andrò a prendere una mia automazione che avevo creato, che potete creare da zero, che l'ho chiamata gruppo comune. Facciamo questa prova qui. Come vedete, io qui non ho più impostato destinatario singolo, ma ho impostato destinatari singoli e gruppi. Questo piccolo cambio qua mi permette fondamentalmente di inviare l'SMS ad un'intera lista contatti, ok? Quindi qui, come vedete, possiamo poi strutturare il resto come avevamo impostato, ma attenzione, nel nostro calendario, questo evento qua, che l'ho chiamato avviso corrente, come vedete, il destinatario non è né qua
E qui c'è il nome comune. Comune è il nome della lista, attenzione, della lista a cui vi siete iscritti. Ok? Quindi qua, mentre scrivete, nello scrivere aggiungi invitati, dovete scrivere il nome della lista. Chiocciola smstools.it. SMS Tools è sempre da scrivere quando volete inviare un SMS ad una lista, quindi nome lista più chiocciola smstools.it. A questo punto qua, vabbè, io l'avevo già fatto, quindi salviamo, facciamo finta non è il 20, ma ragazzi, attenzione, facciamo finta che sia oggi. Quindi se voi vi siete iscritti, adesso andiamo a controllare un attimo l'automazione, quindi io voglio che venga inviato 2 ore in anticipo, il testo dell'SMS avrà la data, inizio ora, inizio fine. Adesso salvo. E dovrebbe arrivarvi man mano, datemi un feedback, dovrebbe arrivarvi l'SMS. Mi ha scritto il comune Andrea? Sì. Ecco, allora datemi il feedback, però appunto vi dovrebbe essere arrivato questo messaggio che, come vedete, ha i campi personalizzati dell'ora, inizio, fine della togliere la corrente. Vedete che questa è una cosa carina, come vediamo qua le statistiche, mi danno la possibilità di vedere a chi ho inviato l'SMS e tutto. Questo è molto interessante proprio perché se volete inviare a determinate liste, un avviso del calendario, questo è semplice e automatico. Benissimo. Allora, questa parte del calendar, io spero che non sia stata troppo un po' complicata la spiegazione. Ho cercato di farvi vedere questi tre casi, quindi invio al numero che vado a scrivere direttamente su calendar, invio ad un contatto di Google e poi abbiamo visto ad una lista all'interno del nostro software. A questo punto chiudiamo diciamo la parte calendar, Google Calendar, e andiamo a vedere un'altra esigenza che anche qui molte aziende hanno, ovvero la necessità. Ah, scusatemi, vi faccio solo due appunti al volo. Se fate delle prove sul calendar, create l'appuntamento. Programmate l'avviso come ho fatto io 2 ore prima, però create l'appuntamento magari 2 ore e un quarto dopo. Quindi se alle 15 create l'automazione, fate che l'appuntamento sia alle 17:30, così lasciate quel lasco al software che vada a scannerizzarsi dopo, a scannerizzarsi la prova. Dopo, in un futuro, questo vale solo per la prova, poi per il resto, tutte le volte che va impostato, è tutto automatico, ovviamente. Se inserite, come vi dicevo prima, nell'SMS campi personalizzati presi da Calendar, mi raccomando, prendete sempre gli appuntamenti nello stesso modo. Questo è ovvio. Un'altra necessità che gli SMS ben riescono a soddisfare è quella dell'avviso scadenza. Allora, qui vi parlo di un case study reale. Qui avevamo la necessità da parte di un'agenzia di assicurazioni, perché loro praticamente volevano avvisare i loro clienti della necessità di dover rinnovare la polizza. Loro utilizzavano l'email come strumento. Il problema era che molte volte l'email non veniva letta, perché sapete che la media della lettura, il tasso di lettura dell'email è del 22%. Quindi mi hanno chiamato e mi hanno detto: noi siamo stufi perché tutte le volte dobbiamo alzare il telefono e ci provoca un'enorme perdita di tempo. Possiamo inviare un messaggio del genere, come vedete qui, in maniera automatica? La risposta, come immaginate, è assolutamente sì. Allora, io quello che vi consiglio di fare, prendiamo l'esempio dell'agenzia di assicurazioni, poi ciascuno di voi ha il proprio business e quindi lo applica al proprio business, è quello di estrarre, quindi esportare dal vostro gestionale un file Excel di questo tipo qua. Questo è l'esempio della polizza. Facciamo finta che voi vogliate programmare gli SMS di avviso scadenza della polizza da gennaio
giugno e volete che 15 giorni prima che la polizza scada arrivi un SMS di questo tipo qui ai vostri clienti. Cosa dovrete fare? Andate sul gestionale, selezionate il periodo dal 1 gennaio, non so, al, non so, 1 luglio, vedete voi, e selezionate quindi tutti quelli che hanno la scadenza della polizza in quella data lì. Esportateli, mi raccomando, esportate il numero di telefono, vi consiglio nome e cognome, se volete il numero polizza, per esempio, e la data scadenza. A questo punto, cosa dobbiamo andare a fare? Andremo sul nostro software SMS Hosting, questa volta faremo un invio speedy, perché a me non interessa stare lì a caricare una lista di contatti su cui impostare automazioni, non mi interessa questo, io voglio solamente programmare questi SMS di avviso di scadenza. Andremo su invio SMS, basterà cliccare su invio da Excel. Quindi semplicemente scegliere il file Excel con i vostri contatti. Quindi io ho creato un file Excel fittizio. Caricare i contatti. Poi mi viene chiesto nella prima, quali colonne voglio utilizzare nel testo dell'SMS. Allora, quella colonna lì la voglio utilizzare. Questa è la colonna del numero di cellulare. Mi dice, correggo i numeri e metto davanti il prefisso internazionale 39? Sì. Questa è la colonna numero polizza, facciamo che la utilizziamo, e questa è la colonna della data di scadenza. Cliccando su avanti, come vedete, qui abbiamo i campi delle colonne. Attenzione, anche qui possiamo andare a personalizzare il testo dell'SMS. Per esempio, io voglio scrivere Marta, quindi inserisci colonna 1, virgola. La tua polizza auto numero e qui ho il numero della polizza, quindi in automatico va a prendersi il campo della colonna 3, scade il e mettiamo la data. Ok? Per rinnovarla, non so, recati nella filiale più vicina. O chiama, eccetera, eccetera, grazie. Si marca, mettete il numero, eccetera. Questo è l'SMS. A questo punto qua avremo il nome della vostra polizza, vi mettiamo nome negozio. Volete inviarlo automaticamente, immediatamente, o volete programmare l'invio in base alle date? Assolutamente programmare l'invio in base alle date. Quindi in una data fissa, no, alla data contenuta nella colonna. Quindi voi pensate che il giorno in cui scade la polizza, oh ragazzi, qui mi si è sconnesso, yeah! In questo webinar mi stanno succedendo di tutti i colori, veramente. Bene, comunque, io intanto vado avanti che lui si carica, quindi qui cliccherete alla data contenuta nella colonna e invia il giorno stesso, no, facciamo 10 giorni prima. Alle ore, se non so, segniamo una data che potrebbe essere alle ore 13. Quale colonna utilizzare? La colonna, noi abbiamo la colonna 4. Qui, ok, quindi ci siamo, alle ore 13. Facciamo, scusatemi, qui impostiamo 10 giorni prima, avanti, perfetto. A questo punto qua, vabbè, se si impalla noi andiamo avanti lo stesso. Questa automazione è salvata, quindi lui si è preso dentro tutta l'automazione. Non dovremmo più fare nulla, vabbè, qua ragazzi non va avanti, non dovremmo più fare nulla perché lui 10 giorni prima che scada quella data lì della polizza, come vedete, quindi 10 giorni prima di questa data qui, noi avremo l'SMS che viene inviato. Secondo me è super questa cosa, è veramente molto molto interessante. Un'altra, l'ultimo caso che andremo a vedere, ed è il caso riguardante la fidelizzazione. Bene, ci piace molto Daniela Grande, grazie. Allora, interessante, l'ultimo caso che andremo a vedere è quello degli SMS auguri di compleanno. L'ho voluto inserire nel webinar perché
veramente abbiamo visto che ha una strategia molto utile di fidelizzazione. Tra l'altro, se vi fate due conti anche con listino, un 200 SMS costano sui 12 euro. Quindi voglio dire, veramente la spesa è irrisoria. Il vantaggio è grande. È grande perché un SMS inviato il giorno del compleanno fa sentire proprio anche il cliente vicino all'azienda. Quindi, come fare? Assolutamente io non vi dirò di stare lì a scrivere, come avevo scritto qui, manualmente l'SMS di augurio, ma vi do il modo per fare tutto in maniera automatica. Vi faccio vedere come fare ad impostarla. Quindi, partendo da un case study, anche qui mi piace sempre portare case study. E quindi questo è un nostro cliente che pensate era il proprietario di un negozio di giocattoli. Lui cosa aveva fatto? Aveva raccolto man mano tutte le date di compleanno dei figli delle clienti, dei clienti che venivano lì dicendogli: guarda, dammi la data di compleanno dei tuoi figli che poi ti mando una promozione. Quindi fondamentalmente lui voleva inviare un messaggio di questo tipo qua in occasione della data di compleanno del figlio. Quindi io cosa gli ho detto di fare? Gli ho detto di creare un file Excel, ok, di questo tipo qui, in cui come vedete c'è il nome del cliente, della cliente, il numero di telefono e poi le colonne per la data di nascita. Per esempio, il signor Luigi aveva solamente un figlio che nasceva il 24, data nascita 24 febbraio. Bene. La signora Sara, che però ha tre figli, aveva bisogno di tre colonne. Cosa siamo riusciti a fare con il nostro software? Adesso vi faccio vedere come, vi faccio vedere anche quindi poi cosa si riesce a fare. Allora, vediamo se intanto qua il nostro SMS se è partito, se no. Ripartiamo da zero. Allora, perdonatemi di questi ritardi, di questi piccoli inconvenienti, però come sapete, quando c'è la diretta in TV, come qui, ci sono sempre magari degli intoppi. Allora, ci colleghiamo anche al wifi così. Vediamo di esserci. Va bene, allora adesso si ripristinerà. Comunque, fondamentalmente, il procedimento da fare è: allora, io chiedo alla mia assistenza qui in ufficio se possono darmi un supporto perché non funziona più internet. Purtroppo, come vi dicevo, qui è venuto. Lo so, Vito, che manderebbero la pubblicità. Hai ragione, guarda, hai ragione, hai ragione. Infatti potrei dire via la pubblicità. Allora, adesso facciamo così, aspettiamo un attimo che si carichi perché volevo farvi vedere il procedimento, ok? Per come fare a fare questa cosa qui. E volevo proprio mostrarvi come si fa. Quindi, eccoci qua, guardate, neanche dirlo, siamo arrivati. Purtroppo noi facciamo webinar quando c'è brutto tempo e quindi succedono tutti questi inconvenienti qui. Va bene, allora, niente, non funziona. Mi sono rotta le scatole, quindi andiamo avanti, ve lo faccio vedere dopo. Vi do intanto un'idea che allora questo signore qui aveva raccolto i numeri a mano e poi aveva compilato l'Excel. Un'altra cosa carina e interessante potrebbe essere quella di creare delle cartoline all'interno del vostro store da mettere in un totem vicino alla cassa che loro compilino e quindi poi voi registrate le informazioni. Questo ovviamente può essere fatto con la data di compleanno figli, ma anche, non so, se avete una profumeria, potete chiedere la data di nascita, numero telefono e nome e magari dare in prof dire il giorno del vostro compleanno ci sarà un omaggio per voi. Ok, allora, ritardo, è possibile ricevere una registrazione? Certo, Francesco, le mettiamo tutto online. Adesso, intanto che vediamo un attimo intanto le domande che abbiamo, perché qui mi si è bloccato internet e non funziona. Va bene, ragazzi, scombussoliamo il nostro webinar
perché qui la diretta sapete che è così, quindi cambiamo tutto, facciamo adesso qualche domanda, ma rimanete connessi perché ho anche un regalino per voi che avevo proprio preparato, quindi mi dispiace perché finché internet non funziona, non posso né farvi vedere come fare, programmare gli SMS compleanno. Intanto però posso farvi vedere questa cosa qui, intanto potete compilare, quindi poi vi mostro il regalo che riceverete. Allora, potete andare su questa landing page qui. Allora, vi mando intanto in chat il link della landing page. No, beh, ma ragazzi, il link della landing page. Allora, adesso qua mi arrivano delle... Guardate, voi siete protagonisti di un webinar, molto molto intricato qui dalla Reda. Eccoci qua. Allora, vedete la landing? Questa qui è la landing page. Io vi chiedo, intanto facciamo questo gioco che riceverete un regalo del giorno del vostro compleanno, però vi dico, siamo intanto, se riuscite intanto a compilare i campi qui, come vedete, potete... Viaggi per Lourdes, grazie Luca. Ecco, qui potete scrivere, compilate i vostri campi, tranquilli che non li utilizzerò per nessun altro scopo, ma solamente per inviarvi questo pensierino il giorno del compleanno. Quindi 340-77-95624 è il mio numero di cellulare, Marta, e qui scrivete la data di nascita. Fatelo anche voi, se vi mando il link della landing perché non ve l'ho mandato giustamente, voi direte Marta. Allora, ve lo mando in chat. Ok, cliccando sulla landing dovrete arrivare, non mi è arrivato il link. Vi è arrivato, aspetta, ve lo copio anche qui. È arrivato, ragazzi? Datemi un feedback, certo, perfetto Andrea, grazie. Guardate qui, portate pazienza, ora sì, benissimo. Allora, grazie ragazzi, compilate pure i campi, continuo anch'io a compilare, quindi mettiamo la nascita. Se non volete dire l'anno di nascita, tranquilli, scrivete pure 2018, tanto questo serve, mi serve solamente il giorno, il mese. Presto il consenso, conferma. Adesso vediamo, dai, facciamo tutto in diretta, oggi è divertente, vediamo se funziona. Oh, è ritornato a funzionare, forse con qualche po' di lentezza, qui funziona. Allora, compilate pure questo form, non me lo fa selezionare Lisa, pagina non visibile. Oh, ma cavolo. Allora, torniamo di qua. Con molta calma. Allora, proviamo, vi provo a inviare questo qui, ragazzi, è lo short link. Ok, vedete lo short link? È arrivato a tutti? Ci siamo, se state man mano completando. Allora, Andrea è riuscito. Si vedo la landing, Paolo. Benissimo, quindi completate pure i campi. Adesso intanto proviamo a tornare sull'area personale. Vi prometto che se qui non funziona, che adesso non funziona internet, allora... Io, a chi si è iscritto alla landing page? Intanto vi faccio questa domanda qua. Vi è arrivato un SMS di ringraziamento per esservi iscritti? Datemi un cenno che vediamo se è arrivato intanto l'SMS per esservi iscritti alla landing. È arrivato, benissimo. Bruno invece no. Beh, man mano dovrebbe esservi, se avete scritto il numero corretto e tutto, dovrebbe esservi arrivato l'SMS. Iscritto ancora no SMS, guardate,
Sicuramente è un problema adesso di questa rete che non funziona bene, comunque vedrete che vi arriva. Poco importante, perché il giorno del vostro compleanno, un SMS, lo guardate, adesso intanto andiamo qui a visualizzare che siamo tornati operativi online. Allora, il giorno del vostro compleanno dovrebbe arrivarvi, vi arriverà, quindi qua mi dà che siete in 11 iscritti. Man mano vi dovrebbero arrivare gli SMS, scusate, vedete che è tutto un po' in fase di caricamento perché purtroppo con questo salto di internet si è tutto rallentato. Man mano, insomma, vi arriveranno. La cosa interessante, quello che vi volevo dire, è che il giorno del compleanno vi arriverà, quindi arriverà un SMS in cui vi daremo 50 SMS in omaggio. Quindi mi raccomando, fatemi sapere se il giorno del vostro compleanno vi arriva giusto l'SMS, che così vedete che verifichiamo un po' anche questa cosa. Faccio un attimo un passo indietro, visto che ora funziona tutto, vi mostro un attimo come fare a programmare i famosi auguri di compleanno. Quindi, una volta che noi abbiamo la nostra, il nostro Excel qui, come facciamo ad impostare l'automazione? Lo faccio velocissima, che qui se no sforo il tempo. Allora, anche qui sarà molto semplice perché dovremmo solamente andare ad importare la nostra lista contatti. Quindi, in maniera molto semplice, importa contatti. Andremo a scegliere il file, quindi adesso vi faccio, io avevo preparato anche qui un file Excel, quindi Excel per compleanno. Carichiamo i contatti e come vedete qua abbiamo nella colonna 1 numero di cellulare. Nella seconda colonna abbiamo il nome, quindi il nome della persona, come vedete qui, campo nome. Nella terza colonna è la data di compleanno. Io avevo impostato il campo personalizzato per la prima colonna, questa colonna qui. Avevo creato il campo personalizzato e quindi ora me lo ritrovo nella possibilità di vari campi. Ok, intanto vediamo questo. Compleanno 2, compleanno 3, per intanto io non avevo creato i campi personalizzati, quindi vi basterà creare il campo personalizzato compleanno 2, compleanno 3 e anche qui potrete importare questi campi qui. Il gruppo lo chiamiamo compleanno prova ed andiamo a salvare. A questo punto noi abbiamo la nostra lista contatti che voi avrete creato. Potete raccogliere i numeri sia con la landing page, come vi ho fatto vedere, a cui vi siete iscritti voi, sia manualmente caricando l'Excel. Su queste liste qua, quindi sia una che l'altra, andremo però poi a creare un'automazione. Quindi clicchiamo su automazioni, clicchiamo su nuova automazione. Da rubrica, quindi automazione sulla rubrica e la chiamiamo prova automazione rubrica. Seleziona il campo contenente la data su cui volete configurare l'automazione. Era il campo compleanno F1, infatti era compleanno prova, quindi selezioniamo la lista. Si tratta di una scadenza annuale, potete scegliere sì o no, questo a seconda se volete che si ripeta o meno ogni anno. Inviare messaggio sì, il giorno stesso, alle ore 8 è un po' brutto, facciamo alle ore 13. E qui andrete a scrivere il nome che volete inviare alla lista. Per esempio, in questo caso, il nostro proprietario del negozio di giocattoli aveva scritto il nome della mamma, del padre, il compleanno, vi faccio vedere così intanto vedete anche un esempio di SMS, di un figlio. È una data speciale. Quindi questi sono spunti che potete poi prendere, no? Tanti auguri. In esclusiva 30% di sconto. Se acquisti, mamma mia, un giocattolo entro 7 giorni. Ti aspettiamo, vabbè. Ok, allora, a questo punto qua, nome negozio, salva. Come vedete, lui si salva l'automazione
automaticamente cosa succede? Adesso niente perché si è ribloccato internet, ragazzi, mi supportate? Vabbè, però praticamente così è impostata l'automazione e tutte le volte che andremo ad impostare, quindi si avvicinerà il compleanno del figlio, arriverà l'SMS automatico. Quindi vi ho fatto vedere anche come impostare gli SMS di compleanno. Se avrete poi qualche dubbio su quello che ho detto, guardate, intanto vi metto la video così intanto mi vedete e ci vediamo, ci salutiamo. Se avete qualche dubbio su quello che ho detto, scrivetemi, chiamate qui in ufficio all'assistenza e insomma vi guideremo in tutto. Mi dispiace, scusatemi per questi piccoli salti di internet, eccetera, ma va bene, è colpa del temporale. Allora, vediamo un attimo cosa mi scrivete, le domande, scrivetemi pure le domande che adesso dedicherò il tempo a questo. Francesco mi scrive se si può allegare un coupon sconto, assolutamente sì. Allora, tu puoi fare varie cose, Francesco. Una è quella se è un codice sconto, scrivere il codice all'interno del testo dell'SMS. Un'altra cosa interessante invece è quella di allegare, se magari tu crei un coupon, magari con una foto, non lo so, vedi tu, puoi inserirlo sia in una landing page allegare che proprio inserire un allegato nell'SMS. Chi lo riceverà basterà cliccare sull'allegato sul link e potrà scaricarlo. Noi lo facciamo, molti nostri clienti lo utilizzano e come vedrete effettivamente quando compierete gli anni, anche noi a voi abbiamo inviato un codice promo, un codice sconto. Allora, vediamo un attimo altre domande. Allora, mi chiedono che se ho più calendari, se posso impostare un'automazione su più calendari. Assolutamente sì. Infatti, potete impostare un'automazione per calendario. E quindi vi basterà andare a creare più automazioni sullo stesso calendario o su più calendari. Questo viene utilizzato, vi faccio l'esempio di un nostro cliente, un centro medicina, che praticamente ogni specializzazione del centro, quindi non so, la parte della fisioterapia hanno il loro calendario, la parte quella dei dentisti hanno il loro calendario, loro hanno vari calendari e impostano l'automazione su ciascun calendario. Quindi è tutto molto semplice. Allora, è possibile utilizzare per l'invio degli SMS dal calendario Outlook? Allora, no, nel senso, non è automatico il collegamento. Se utilizzi Outlook, puoi decidere di esportare, quindi esportare gli appuntamenti e caricarli come ti ho fatto vedere in Excel, anche se secondo me è macchinoso, io non te lo consiglio perché un appuntamento se magari ha la necessità di spostarlo o meno, quindi io ti consiglio di utilizzare Calendar oppure insomma vedi tu se vale la pena il discorso di esportare. Tra l'altro Calendar, io vi dico, è l'unica, il cliente usa i calendari Outlook. Guardate, sul calendario Outlook c'è la possibilità di esportare. Quindi potete anche dare questa possibilità qui. Il collegamento è stato fatto con Calendar e siamo ad oggi l'unica piattaforma in Italia che ha questo collegamento proprio perché viene utilizzato da tutti, quindi anche da chi utilizza il Mac, no? Può essere utilizzato, è tra l'altro cloud, quindi tutti, magari i vari collaboratori dell'azienda accedono al calendario, insomma, quindi questa è la risposta per quanto riguarda Outlook, mi spiace. E, ok, mi viene anche chiesto se sposto un evento sul calendario. Succede niente, si aggiorna tutto da solo, quindi nessun problema. Allora, non si vuole esportare i contatti dal proprio server senza Google per riservatezza. No, 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 ma guarda, non li devi esportare su Google, ma mi sto pensando perché tu intendi. Guarda, li puoi importare, cioè esportare dall'Exchange e caricare direttamente su SMS Hosting come Excel e
programmare, quindi praticamente far partire l'automazione sull'Excel, come ti ho fatto vedere per gli avvisi scadenza. Ti dico, l'unico disagio è che se poi un appuntamento slitta si cambia, bisognerà andare a modificare manualmente. Per riservatezza, ecco, qui sono tutte valutazioni poi che ognuno fa, comunque Google è controllato, c'è la privacy, però capisco che insomma, poi ogni cliente abbia le sue specifiche necessità. E allora, mi chiedono se collegare Calendar, SMS hosting di Google, lo so, però siamo tutti in questa bolla di internet. Io dico, io lavoro anche molto con Facebook e purtroppo se non ci fosse il tracciamento dei dati nessuno lavorerebbe. È vero anche che i calendari, Google, tutti gli strumenti personali rimangono personali, non sono informazioni pubbliche. E comunque detto questo, mi chiedono se collegare Calendar SMS hosting ha un costo. Assolutamente no, è gratuito. Anzi, ci tengo a sottolineare, vi dico la verità, che tutto quello che noi stiamo vedendo in questi webinar è gratuito, ok? Quindi tutte le automazioni, mittenti personalizzati, addirittura una landing page, è tutto gratis con l'acquisto di un pacchetto SMS. Quindi con neanche il pacchetto più piccolo, che sono 200 SMS a 12 euro, voi avete tutti questi servizi gratuiti. Il costo degli SMS li trovi nella nostra pagina. Guardate, vi mando il link del listino, così intanto che leggo le domande vi invio il link del listino a tutti. Comunque sono prezzi veramente competitivi e che vi dico, secondo me è proprio uno strumento di comunicazione molto utile ed efficace. Allora, un'ultima domanda che vedo se c'è un modo per collegare SMS hosting al gestionale senza esportare i dati. Allora, senza esportare i dati, sì, c'è il modo di collegare un gestionale, un qualsiasi gestionale o CRM ad SMS hosting attraverso le API. Ci vuole però un programmatore. A chi interessa questo, scrivetemi pure in privato. Comunque, trovate nella guida, nella parte help, trovate tutte le guide. Adesso vi mostro la parte help, che abbiamo ancora 2 minuti, quindi velocemente ve la mostro. Francesco, dove trovo la registrazione? Ti mandiamo un'email. In ogni caso, incollo qui il link esatto dove troverete la registrazione di questo webinar specifico. È praticamente nella pagina dove siete iscritti, che da lunedì barra martedì, allora ve lo incollo qui, lunedì barra martedì lo troverete. Adesso non funziona neanche più la parte domande. Benissimo, lo troverete, adesso trovo come inviare. Lo potrete trovare, potete trovarlo online. Eccoci. Allora, mandaci un SMS per dire quando online. Ma allora, facciamo così, vi faccio una promessa. Chi si è iscritto alla lista quella del compleanno con la landing page, facciamo che vi invio l'SMS, così avvantaggiamo chi ha fatto il mio giochino. Ecco, deciso. I costi, poi guarda Carmine, i costi oltre i 20.000, ti chiedo di chiamare qui perché poi facciamo dei piani custom e quindi poi ci accordiamo insomma nel costo. Ecco, questa è la parte più commerciale. Bene, allora, se non ci sono altre domande, allora sono ok. Piccola parentesi, visto che approfitto per l'intervento di Bruno. Allora, adesso faremo un attimo una pausa, facciamo una pausa dai webinar, perché poi ci sarà anche il weekend del 2 giugno e il prossimo webinar sarà venerdì 15 giugno. Quindi ve lo dico già in anteprima e il 15 giugno parleremo dei rivenditori. Quindi se siete agenzie o freelance, vi farò vedere tutta la piattaforma rivenditori, che ce n'è o gratuita, oppure ci sono anche piani, basic, premium, eccetera, che
che vi danno la possibilità di rivendere il servizio white label, quindi che non compaia il brand SMS Hosting, ma che potete mettere il vostro brand, personalizzare il listino, quindi guadagnare anche sull'invio dei singoli SMS. Insomma, ci sono varie dinamiche che vi spiegherò venerdì 15 giugno. Allora, vi faccio vedere, per chi ha voglia di rimanere un attimo connesso, vi mostro velocissimamente dove trovate tutte le guide, così qualsiasi cosa che io abbia detto oggi la trovate qui. Allora, anche perché ci abbiamo messo un bel po' a fare queste video qui, eh? Allora, vi metto un attimo lo schermo del mio computer, così potete vedere. Praticamente la parte delle guide è Help SMS Hosting. Vi mando il link in chat. Qui trovate nella parte manuale del servizio, trovate le guide specifiche, nella parte invece quindi per le varie opzioni che avete, nella parte lasciati ispirare, è la parte un po' più marchettara di cui ho curato appunto io la scrittura, perché vedete ci sono tutte le domande che ci pongono le domande più frequenti che ci pongono i nostri clienti. Quindi credo che sia proprio anche interessante, insomma, darci un occhio e guardarla. Allora, mi metto ancora un attimo nella webcam per salutarvi. Eccoci qua. Allora, siamo arrivati alla conclusione. Io adesso vi dico un piccolo segreto. Mi mangio il mio macarone. Oggi ce l'ho proprio su questi macro. Va bene, vi ringrazio tutti, grazie mille della partecipazione e vi aspetto al prossimo webinar che sarà venerdì 15 giugno, quindi non ci vediamo per un mesetto. Martedì è online la registrazione. Come promesso a chi si è iscritto alla landing page compleanno, manderò un SMS per avvisarli che è online la registrazione. Quindi grazie a tutti. Che bello che mi salutate, grazie a tutti, ciao e niente, alla prossima.